Il teatro è vita, del resto lui lo ha sempre affermato, tanto che oggi ci presenta un progetto molto importante perché si lega allo scenario europeo che stiamo tutti purtroppo vivendo e subendo, no? Quello della guerra in Ucraina. E con noi oggi Marco Trionfante, che è direttore dell'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo. Buongiorno Marco. Buongiorno a te. Allora, dicevamo, io ho ripreso una tua frase, insomma, che spesso hai riportato durante le trasmissioni a cui hai partecipato. Il teatro, sì. L'arte in generale è la vita, no? Quindi forse sì. Si parte proprio da questo principio. Assolutamente, sì. Andare in scena vuol dire portare la vita in teatro, recitare la vita. Chi si avvicina al teatro deve capire che va a far riemergere delle cose che vede realmente nella vita. Edoardo diceva: io guardo uno spettacolo teatrale, ma se mi giro dall'altro lato vedo un altro spettacolo teatrale. Il teatro è ovunque intorno a noi, quindi sì. Fare teatro vuol dire portare in scena semplicemente la vita. Certo, e purtroppo sappiamo che la vita non è fatta soltanto di lieti eventi, anzi tutt'altro, basta guardare a quel che sta accadendo in Europa, un continente in cui insomma è in corso un conflitto e il mondo dello spettacolo di certo non resta a guardare, nonostante anche quelli che sono stati i danni, no, subiti con l'emergenza Covid. Voi siete ripartiti, anzi forse non vi siete mai fermati, questo possiamo dirlo, come Accademia. E oggi ci presentate un appuntamento importante che si tiene al Teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, anche perché vede la partecipazione di personaggi di un certo calibro, no? Sì, sì, permettimi subito di ringraziare ovviamente gli artisti che hanno partecipato, che magari tra poco certo. Ne potremo parlare, ma permettimi di ringraziare anche l'amministrazione comunale. Gli assessori Sanguigni e Lazzari che comunque sì. hanno appoggiato il progetto e ci sostengono in questo progetto che è davvero fare qualcosa di concreto, impegnarsi, non è solo dimostrare solidarietà o esibirsi per mostrare solidarietà, ma è lavorare per dare una mano concreta con un qualcosa che forse è l'unica cosa che veramente può aiutare chi viene da una guerra, che è appunto il teatro, ecco, allora, il teatro come accoglienza. Ecco, presentiamolo bene, si parla di reading e musica, no? Contro la guerra, in cosa consiste questo spettacolo? Allora, è un incontro tra musicisti e attori, con delle letture che appunto ci narrano la guerra in tutti i suoi aspetti e dei brani musicali. Sarà una serata interamente dedicata a tutte queste persone appunto che stanno soffrendo, che stanno anche qui da noi, ci saranno molti ospiti che vengono direttamente proprio da quei paesi in guerra e quindi saranno con noi e noi gli dimostriamo tutta la nostra solidarietà con questa serata e appunto, come dicevamo, serata di presentazione di questo progetto. Questa serata la facciamo soprattutto per informare di questa opportunità, di questa accoglienza, che siamo a braccia aperte ad accoglierli con qualcosa di, ripeto, lo dirò fino alla fine di questo appuntamento, qualcosa di concreto che si può toccare. Chi è il testimonial di questo progetto? In realtà lo abbiamo già svelato in una precedente puntata, però ricordiamolo per chi magari ha perduto quella intervista. Sì, è Marco D'Amore, che ovviamente noi ringraziamo, si è prestato tantissimo per questo progetto e questa collaborazione con noi dell'Accademia AIFAS è davvero qualcosa di speciale. Lui è una persona speciale perché partecipa a questo progetto assolutamente in maniera gratuita, volontaria, e noi ne siamo davvero felici e non smetteremo mai di ringraziarlo per questo. Il 18 e il 19 con lui faremo appunto al Teatro San Filippo Neri una masterclass di recitazione professionale. Questa masterclass è indirizzata agli aspiranti attori e attori che appunto possono formarsi avendo appunto questo personaggio che è un grande regista, un grande attore, avendo la possibilità di stare 2 giorni con lui.
Il ricavato di questo incontro sarà tutto devoluto appunto per questo progetto di formazione, che appunto magari quando voi ne parliamo sì, dettagliatamente. Assolutamente. Tornando alla serata del 20, leggo che il reading sarà impreziosito proprio dall'interpretazione di Marco D'Amore, no? Che leggerà sì, dei brani di Ungaretti. Sì, sì. Ci sarà un collegamento in video con lui sì, il 20, quindi lui leggerà queste bellissime opere appunto in collegamento video, quindi sarà con noi e ci farà e gli un altro regalo. Invece? Gli attori saranno selezionati direttamente dall'Accademia AIFAS, ma ti dico questo, è una cosa molto bella, ci sono stati molti ragazzi che mi hanno contattato per poter leggere, per poter portare anche loro qualcosa. E questa è una cosa molto bella, a prescindere dalla preparazione e la voglia di partecipare e sì, di dare qualcosa. Bisogna dare. E il teatro è questo, il teatro è, vuol dire concedersi. Perché abbinare anche la musica? Leggo che insomma ci saranno diversi artisti di grande spessore e che regaleranno un repertorio no war, è così? Sì, 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 è così, è così. È abbinare la musica, perché nulla meglio della musica riesce a trasmettere emozioni, ma lo stesso teatro è musica, certo, è tutt'uno, nasce dalla musica, è musica, quindi musica e teatro sicuramente è la formula giusta per dire qualsiasi cosa all'umanità. Leggo che ci sarà Ringo, voce chitarra, Giacinto Cistola, la chitarra, Peppe Giampietro, la batteria, Marco Ghezzi alle tastiere e Walter Monini al basso, questo per citarli un po' tutti. Però vorrei soffermarmi anche sul progetto. Noi quando pensiamo alla guerra, Marco, immaginiamo insomma il pesante, no, fardello che devono portare queste persone nel lasciare le proprie certo, case per andare in terre lontane a loro sconosciute. Per esempio un grande limite rappresentato dalla lingua, per non parlare del trauma di ritrovarsi da un giorno all'altro in un altro ambiente, no, circondati da persone sconosciute per lo più. Quindi il teatro può essere un modo per superare questo trauma? Assolutamente, se c'è qualcosa, o perlomeno per affrontarlo. Sì, se c'è qualcosa di concreto che può aiutare a superare una situazione del genere è solo il teatro, perché il teatro ti aiuta ad affrontare queste situazioni partendo proprio dalle emozioni, partendo da quello che tu hai dentro, ti aiuta a tirarlo fuori e ti aiuta a gestirlo. Perché ecco, questo io lo dico sempre anche durante i corsi, molti pensano che fare teatro vuol dire dire qualcosa, fare una memoria, andare in scena e dire qualcosa. Invece in realtà non è così. Il teatro parte da sé, parte dall'interno. È un viaggio che parte dall'interno, raccoglie tutto quello che abbiamo e poi lo tiriamo fuori. Quindi queste persone che vengono da situazioni veramente terribili hanno l'opportunità di guardarsi dentro e andare a rielaborare quello che è successo e soprattutto un altro aspetto importante è anche la relazione con gli altri. Esatto. Un corso di teatro è relazionarsi anche con gli altri, è fatto di sincronismo, il sincronismo sulla scena è anche amicizia, è anche collegamento, io mi affido a te sulla scena e tu ti affidi a me. È integrazione pura, dai. Assolutamente, integrazione è questa. Si può parlare quindi di teatroterapia? Assolutamente. Anche per sì, i profughi ucraini? Assolutamente sì. Aggiungo questo, che tra il nostro staff c'è anche Emi D'Erasmo, che comunque è teatroterapeuta. Quindi certo, abbiamo creato uno staff appunto per accogliere queste persone, ma aggiungo anche questa cosa, scusa, una cosa che voglio puntualizzare. Sì. Faremo questo percorso in maniera seria. Cioè, non ci limiteremo a un qualcosa di facciata. Con loro faremo un vero percorso che durerà un anno
e quindi li porteremo in scena, quindi non gli faremo sconti in senso buono, ecco, li faremo lavorare davvero. È un percorso concreto, certo. Proprio perché io immagino che voi mettiate veramente tutti sullo stesso piano, senza differenze, assolutamente. Assolutamente. Quindi, quando proviamo ci dimentichiamo quello che fanno e da dove vengono. Due laboratori teatrali per 40 rifugiati ucraini individuati dall'assessorato alle politiche sociali del comune di San Benedetto del Tronto, è così? Sì, sì, assolutamente. Ci aiuterà, ovviamente ci sarà un interprete che ci darà una mano, anche se nel teatro il teatro è un linguaggio universale e va bene per qualsiasi lingua, però comunque ci faremo dare una mano anche da un interprete che appunto assisterà a questi incontri e ci darà una mano a far capire i concetti fondamentali. Quindi venerdì 20 maggio, appuntamento alle 21 al sì. Teatro San Filippo Neri. Alle ore 21 San Filippo Neri. L'ingresso è gratuito e appunto aspettiamo tantissime persone, ci saranno tante persone rifugiate, diamogli supporto con la nostra presenza. È importante far vedere che ci siamo tutti e siamo tutti a sostenerli, perché anche a questo serve il teatro. Il teatro è sostegno e il teatro, come diceva Beckett, è anche rivoluzione. Quindi noi possiamo fare la rivoluzione stando insieme e facendo teatro tutti insieme. Il teatro è anche resistenza, si parla molto di resistenza in questi giorni con appunto la guerra in Ucraina e devo dire che abbiamo avuto un esempio concreto anche nel corso della pandemia, no? Lo spettacolo ha dovuto subire una brusca battuta di arresto, ma non credo che le vostre idee siano state affossate dal virus, anzi avete lavorato a progetti sempre nuovi. Assolutamente. Allora, Julian Beck ci ha insegnato che il teatro è un'arte che si muove, è un'arte che non sta mai ferma. Se il teatro rimane fermo è morto, quindi gira e si evolve continuamente. Tutte le situazioni di crisi, qualsiasi situazione di pericolo, il teatro lo riesce a gestire bene, perché il teatro nasce anche dalla disperazione. La disperazione può essere anche portata in teatro e si può affrontare meglio con appunto quest'arte che è in continuo movimento. L'attore è in continuo tumulto, si dice. Certo, e la si può insomma anche superare, no? Prima parlavamo del potere che ha il teatro. Senti, quindi quali sono i prossimi progetti? Abbiamo detto questa masterclass, laboratori per profughi ucraini e in estate cos'altro? In estate abbiamo tantissime cose, tantissimi eventi organizzati. Non ne vuoi spoilerare nulla? No, ripartiamo un po' in tournée, ritorniamo a Roma, ritorniamo un po' in giro, che è un paio d'anni diciamo che non ci muoviamo fuori regione. Per chi vuol conoscere meglio questa accademia, che cosa deve fare? Basta sul sito aifas.it. È un'accademia riconosciuta dalla Regione Marche, ha diversi accreditamenti, è collegata al DAMS di Teramo per quanto concerne i corsi universitari di recitazione e abbiamo in attivo 7 classi di teatro, 3 di primo anno e 4 di secondo anno. Quindi abbiamo un bel gruppo di persone, Tutti possono diventare attori? Sì, qual è assolutamente il consiglio? Sì, diffidate di chi dice non sei portato per fare l'attore, non lo potrai mai fare, perché tutti di noi dentro abbiamo qualcosa, bisogna saperlo cercare, bisogna saperlo trovare e soprattutto bisogna mettersi in gioco. Il teatro è un gioco, non è un divertimento, le cose sono molto diverse. Il gioco può essere un gioco bello, ma può essere anche un gioco brutto. Il divertimento è banale, è semplice. Quindi se vuoi giocare, vieni in teatro, devi sapere che devi giocare, metterti in gioco. Devi partire, è come partire per un viaggio. Beh, del resto, io tornerei alla frase di partenza, che il teatro è vita. Del resto, anche nel corso della nostra vita, tutti noi, no, indossiamo una maschera sempre nuova, anche a seconda delle situazioni. Sempre. Spostarsi per cercare se stessi. Ecco, l'attore va in viaggio, parte per cercare se stesso, non per cercare altro. Beh, sicuramente è un'esperienza da fare, da vivere. Poi c'è chi,
la fa diventare una professione e chi continua a fare l'attore per gioco, per passione. Quindi conosco tante persone che si sono avvicinate al teatro per, come ho detto prima, divertimento semplice, e poi si è reso conto che c'è un mondo, si è appassionato e magari sta anche lavorando, sta anche facendo delle cose. Quindi è possibile fare teatro, e non lasciatevi avvilire da chi dice tu non sei portato, non lasciatevi avvilire, perché è più importante avere la costanza, la determinazione, il mettersi in gioco, che a volte essere artisti nati, perché un artista nato, se non lo gestisce bene, sicuramente rischia di fallire, anzi fallisce certamente. Quindi lanciatevi, provate e vedete che dietro al teatro c'è un mondo, non è così semplice. Non vuol dire fare la memoria, conoscere un personaggio è un lavoro molto complicato, ma prima di conoscere un personaggio bisogna conoscere se stessi. A me terrorizza ricordare i testi a memoria, ad esempio. Questo è un altro tabù, è il terrore, che va sfatato. Si può ricorrere all'improvvisazione. Ma guarda, io ti confido questo, chi mi conosce lo sa bene, io ho grossi problemi di memoria, di orientamento, perché io uso sempre il navigatore, ovunque mi dimentico sempre tutte le strade, però ricordo bene il copione. Perché il copione non vuol dire fare la memoria in scena, vuol dire vivere quella scena, sapere dove vivere quel sta momento. Andando. Se tu la vivi quella cosa, non hai bisogno di ricordare, perché la rivivi. Quello che Stanislavski diceva, la reviviscenza. Rivivo quell'emozione, porto me stesso in scena, quindi io lo ricordo. E se non lo ricordo, quello che io a volte dico agli attori che hanno timore di dimenticare, sì, ma tu, non, quando io sto parlando adesso con te, non ho paura di dimenticare qualcosa, perché io dico la verità. In teatro si dice la verità, e se non mi ricordo la parte, basta che dici la verità, quello che stai vivendo. Questo è qualche utile consiglio a chi ci sta ascoltando da casa, a cui ricordiamo dunque l'appuntamento del 20 maggio alle 21 al Teatro San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto con Parole Note No War, a cura dell'Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo. Grazie, sì, grazie davvero. Permettimi di fare l'ultimo ringraziamento, che è all'amico anche Giuseppe Argiuolo, soprattutto, che ci sta dando una mano in questi progetti, che collabora da tempo con l'Accademia. Approfitto di questa occasione anche per ringraziarlo. Grazie a Marco Trionfante. E che cosa ci riserverà il futuro, Marco? Il futuro ci riserverà la bellezza. Speriamo. Bisogna guardarla in quest'ottica, e sarà così. Crediamo nella bellezza. Grazie ancora, grazie all'amico, grazie, Marco grazie Trionfante, grazie, per essere grazie stato con noi. Ci dobbiamo fermare una breve pausa e poi ripartiamo con la cronaca, quindi vi aspettiamo a Vera Mattina. Bentornati a Vera Mattina, ripartiamo con due avvocati, uno ospite nei nostri studi, saluto l'avvocato Gabriella Ceneri, buongiorno. Buongiorno. L'altro in collegamento, do il benvenuto a Marco Gagliardi, che è presidente del Movimento Consumatori Piemonte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte. Allora, parliamo avvocato di truffe, parliamo di truffe partendo però da un caso di cronaca che arriva dalle Marche. Un giovane 21enne pugliese è riuscito a sottrarre la somma di circa 80.000 euro ad un sacerdote fingendosi vescovo, ma ce lo racconta il servizio che andremo ad ascoltare tra pochissimo, vediamo. Ha finto di essere vescovo e ha raggirato un anziano sacerdote riuscendo a farsi consegnare quasi 90.000 euro. Una lunga catena di bonifici interrotta dalla denuncia del prelato ai carabinieri. Il malvivente, appena 21enne, di origine pugliese, è stato individuato ed è stato arrestato per truffa. Tutto è iniziato nel mese di giugno 2021. Il giovane, fingendo di trovarsi nel maceratese a causa delle gravi condizioni di salute della nonna, era riuscito a muovere a compassione il religioso, convincendolo prima ad offrirgli ospitalità, poi a consegnargli 2.500 euro
per le cure dell'anziana donna e per fare rientro ad Andria, sua città natale. Nei giorni successivi aveva telefonato al sacerdote, fingendo di essere il vescovo di Bari ed esortandolo ad essere generoso e rassicurandolo che gli avrebbe restituito lui le somme elargite. Richieste di denaro e bonifici erano diventati sempre più frequenti, anche perché l'indagato aveva nuovamente telefonato, fingendosi questa volta un impiegato postale di Andria, convincendo, con ulteriori raggiri, il parroco ad effettuare ulteriori bonifici per non rincorrere in sanzioni penali per inesistenti illeciti fiscali. Le indagini, condotte dai militari dell'arma di Montecosaro in collaborazione con i colleghi di Andria e coordinati dalla procura di Macerata, sono partite da una denuncia dell'anziano sacerdote e hanno permesso di individuare il responsabile. La cifra complessivamente elargita fino a febbraio 2022 ammonta a circa 86.000 euro, nell'erroneo convincimento di aiutare una persona bisognosa e di evitare conseguenze di carattere fiscale penale. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Macerata nei confronti del 21enne pugliese per truffa aggravata continuata con recidiva specifica in danno dell'anziano prelato in servizio nell'ambito dell'arcidiocesi di Fermo. Il 21enne ha nominato come difensori di fiducia gli avvocati Raffaele Lo Sapio e Gian Gregorio De Pascalis del Foro di Trani. Sono in corso ulteriori indagini poiché non è escluso che ci siano altre ignare vittime. E allora, quando parliamo di truffe ci riferiamo a un fenomeno purtroppo molto esteso. Questa volta vittima è stato un sacerdote, avvocato Ceneri. Sì, purtroppo anche i sacerdoti si fanno raggirare. Però ha avuto insomma, la freddezza e forse anche la giusta lucidità per a un certo punto fermare questo flusso di bonifici e recarsi dai carabinieri a denunciare. E vorrei soffermarmi su questo aspetto, quanto è importante la denuncia. È fondamentale la denuncia, perché la denuncia fa partire nell'immediatezza gli accertamenti da parte appunto delle forze dell'ordine e degli inquirenti, permette una denuncia tempestiva anche proprio di individuare in tempi rapidi l'autore o gli autori di questa truffa, perché come si diceva giustamente nel servizio spesso non è una sola persona ad agire, ma sono più persone. In questo caso io non conosco i dettagli dell'inchiesta, però c'è una persona che si è esposta con colloqui telefonici per poter ottenere i bonifici. Non sappiamo se poi effettivamente il destinatario di questi bonifici, ovvero l'intestatario di un conto o comunque di un IBAN che è stato acceso, sia la stessa persona oppure siano altre persone, perché poi nel corso delle indagini vengono fuori delle cose stranissime. Ad esempio, è sempre più frequente l'uso di documenti falsi o comunque di documenti veri acquisiti fraudolentemente per aprire degli IBAN. Possibile quindi aprire dei conti correnti anche tramite internet, per cui la truffa è sempre dietro l'angolo. Poi insomma, in riferimento al parroco e al mondo insomma ecclesiastico, si fa leva in questo caso, qualora poi venga accertata la responsabilità, sullo spirito di carità, sulla solidarietà, quindi ho una mamma che sta male, mi aiuti, ecco. Sì, queste sono le motivazioni che spesso spingono le persone a gesti di liberalità. Questi gesti però spesso non determinano del soddisfacimento di situazioni di bisogno, ma semplicemente arricchiscono le tasche di delinquenti che approfittano della buona fede delle persone. Ma questo è un caso eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Abbiamo visto anche su altre TV, altri canali, truffe perpetrate ai danni dei cittadini che magari hanno dato 10-15 euro per una motivazione di aiuto sociale, in realtà poi chi usufruiva di queste somme
era una persona che le utilizzava esclusivamente per sé, per il proprio benessere e per i propri sfizi. Tra poco le chiederò anche un quadro per quella che è la sua esperienza professionale, no? Perché avrà sicuramente assistito diversi clienti, vittime di truffe. Ma restando su questo caso, vado a Torino dall'avvocato Gagliardi. Lei lo ha seguito? Che idea si è fatto, insomma? Ma specificamente questo caso non l'abbiamo seguito, ma negli anni e soprattutto recentemente vediamo truffe sempre più sofisticate, dove le vittime sono non sempre, non soltanto le persone fragili, quindi non soltanto gli anziani, ma anche persone con un livello culturale, diciamo, elevato, soprattutto a partire dal lockdown, quando le persone erano chiuse in casa, si sono ripetuti casi di truffe bancarie online, soprattutto con stratagemmi molto complessi, dal cosiddetto phishing al sim swap, smishing, phishing, tecniche per carpire dati bancari ed eseguire operazioni grazie ai codici dati ingenuamente dai clienti. E oggi invece vediamo molti casi, sempre di più, visto che viviamo una situazione di caro bollette, di pratiche commerciali scorrette, quindi telefonate spesso per cambiare operatore nell'energia elettrica o nel gas per risparmiare, che poi si rivelano, se non truffe, comunque stratagemmi per indurre in errore e far firmare dei contratti magari meno convenienti di quelli che ci sono già. Aveva mai seguito un caso però come questo, ai danni di un sacerdote? No, diciamo che è un caso molto particolare, per cui un caso identico a questo ovviamente no, però abbiamo visto tanti casi di anziani, situazioni simili, che appunto io parlavo prima del lockdown, non c'era la possibilità di andare facilmente in banca presso le filiali, e quindi spesso capitava di telefonate di finti operatori bancari che inducevano in errore e truffavano i clienti, quindi anziani. Avvocato Ceneri, invece, lei quali casi ci può portare, ecco, significativi? Io parlo di giurisprudenza del Tribunale di Ascoli, come anche di quello di Teramo, purtroppo proliferano i casi di cui parlava appunto il collega, delle truffe perpetrate a mezzo internet, specificamente truffe con assegni, con degli annunci che sono pubblicati per vendite di oggetti che non sono poi mai consegnati, pur incassando il profitto, e quindi determinando poi comunque nella persona che in buona fede si affida ad un annuncio pubblicato su siti anche comunque molto conosciuti, molto noti, dei quali mai uno potrebbe aspettarsi purtroppo una conseguenza del genere, gente che appunto pensa di poter comprare magari un cellulare in un prezzo vantaggioso, ma neanche poi tanto meno dei prezzi di mercato, ma giusto perché vuole quel modello lì, e poi si ritrova ad aver consegnato i soldi, mandato i soldi e non aver percepito l'oggetto. Così come anche è capitato che siano stati comunque attivati dei contratti senza poi aver dato il consenso per contratti, ne parlava anche il collega, contratti appunto di utenze, passaggi da un gestore a un altro che non sono stati mai autorizzati, però è sufficiente dire mi dà il suo codice fiscale così controllo un attimo le tariffe che le stanno applicando perché io sono in grado di darle una tariffa migliore, e poi storcere magari nel corso di una conversazione affabile ad una persona fragile che magari è sola a questo momento di colloquio, e storcere tutti i dati per poter poi presentare il nuovo contratto. Appunto, io vorrei... Sono tanti questi, ci è capitato anche dalle nostre parti, insomma. Certo, ma io appunto per questo... Trovate questi problemi. Dato che, avvocato Gagliardi, lei è anche presidente del Movimento Consumatori Piemonte, vorrei domandarle questo. Noi siamo veramente inondati da telefonate di gestori o presunti tali, gestori telefonici, chiamano anche dall'estero, insomma,
e devo dire con una cadenza piuttosto ritmata. Sì. Qual è il consiglio che può dare a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento la nostra trasmissione? Perché è facile che poi vengano chiesti dati, ma noi in realtà non sappiamo chi c'è dall'altro lato del cellulare, no? Sì, esattamente, per cui sicuramente, come diceva la collega, andare a comunicare i propri dati, quali ad esempio il codice fiscale, il codice IBAN, i dati bancari, oppure sulle bollette il cosiddetto PDR, che è un codice che permette di cambiare il gestore, o altri codici che sono contenuti sulle bollette, può essere rischioso, perché appunto poi si scopre di contratti con firme false o passaggi di gestore non autorizzati, e si può anche magari rischiare di peggiorare la propria situazione tariffaria. Un consiglio potrebbe essere quello di evitare di stipulare contratti telefonicamente, di preferire le modalità tradizionali, quindi di recarsi in locali commerciali, quindi negozi o punti vendita sul territorio, o comunque c'è un rimedio che è previsto dal codice del consumo, che è il diritto di recesso, per cui quando si scopre un contratto che non è stato firmato, o comunque quando ci si pente, diciamo, di una certa attività, un certo contratto che è stato stipulato magari telefonicamente o con una visita a domicilio, perché magari capita anche soprattutto per gli anziani che sono più frequentemente in casa, che ci siano dei venditori, come c'è sempre stato, porta a porta, che inducono l'anziano a far firmare un contratto. Bene, in questi casi è possibile esprimere il recesso entro 14 giorni dalla visita, si può mandare una PEC, una raccomandata, e per far annullare praticamente il contratto e quindi tornare alla situazione precedente. Vorrei restare proprio sugli anziani, avvocato Ceneri, benché siamo tutti esposti, specie con le insidie della rete, restano le persone anziane diciamo, il bersaglio privilegiato di questi malviventi, perché poi è di questo che stiamo parlando. E molte persone ovviamente sono preoccupate perché hanno genitori in casa da soli, che magari ecco, possono essere attirati in queste trappole. Pensiamo a quante volte magari è capitato di sentire squillare il citofono, no? E queste persone che si fingono, non so, operatori di gestori dell'energia elettrica, piuttosto che non so, presunti venditori di beni, ecco. Quindi si presentano e poi con una scusa riescono a raggirarli, quindi a truffarli, a volte anche a derubarli. Quali consigli possiamo dare, ecco, a chi ci sta ascoltando? Beh, agli anziani che stanno ascoltando, per l'ennesima volta si dice loro di essere molto cauti, di non aprire la porta a persone che non conoscono, ma proprio che non conoscono, nel senso che non sanno come si chiamano e per quale motivo poi vengono a suonare la loro porta. Ecco, visite in attesa. La prima cautela è questa, ma ancora di più non aprire la porta a persone che dicono: guarda, io sono amico di tuo nipote, magari citano anche il nome e il cognome, tuo nipote si trova un attimo in difficoltà, mi ha mandato per prendere qualche soldo perché deve risolvere un problema. Sì. Quindi magari nell'immediatezza scatta subito l'affettività, la preoccupazione per il nipote in difficoltà, e quindi si apre la porta, e lì non ci sono soltanto le truffe, perché magari si consegnano somme che non si rivedranno mai più, ma c'è anche il rischio di essere derubati fisicamente in casa, perché poi se l'anziano è da solo, si allontana per andare a prendere magari la borsa, in quel momento entrano persone che possono... Nella peggiore delle ipotesi si può essere anche aggrediti, insomma. Certo, anche aggrediti, ovviamente, sentiamo sempre più fatti di cronaca di questo tipo, e quindi la prima raccomandazione è proprio fisicamente la sicurezza della propria abitazione. Chiusa la porta, non si apre a nessuno. La seconda è quella di essere molto cauti anche nei contatti telefonici. Se qualcuno poi dovesse chiamare per proporre cambi di gestore, nuovi contratti, eccetera, sempre dire: guarda, in questo momento io sono da sola, chi si occupa di queste cose, o sono da solo, chi si occupa di queste cose è mio nipote, mio figlio, eccetera, richiamate a questa tale ora e parlerete con... Se la chiamata è
veritiera e comunque è volta ad un vantaggio, sicuramente una persona più giovane ed anche più esperta potrà consigliare poi la signora se dare seguito a questa offerta oppure declinare definitivamente, perché anche lì c'è un grosso rischio. Altro livello, purtroppo, ci sono tanti anziani che adesso usano i social e si trovano a che fare con persone che hanno identità false. Certo. Magari, approfittando sempre della solitudine, iniziano a chattare con gente che pensano sia una donna, una ragazza, oppure un ragazzo, un uomo, di quel identificato in un certo modo, che si presenta abitante di un tale paese, racconta una sua realtà, che è una realtà completamente inventata, e poi al momento opportuno Zac interviene per la truffa. Questo purtroppo capita anche ai giovani, ai minori, in modo particolare, laddove poi si accettano incontri che qualche volta hanno un esito veramente... Avvocato Gagliardi, quindi quando parliamo di rete ovviamente non possiamo escludere i social, che ormai sono alla portata di tutti, ma sappiamo bene che cosa si può, no, nascondere dietro un profilo, ecco, quali sono i rischi anche per chi non ha piena dimestichezza. No, esatto, proprio le nuove frontiere delle truffe avvengono proprio grazie alle nuove tecnologie. E la gente sottovaluta la protezione dei propri dati personali, per cui dicevamo prima di non comunicare telefonicamente dati quali codice fiscale, codici bancari, codici d'accesso al conto corrente, lo stesso anche tramite i social, per cui qualsiasi cosa viene postata, messa sui social è accessibile all'universo mondo, potenzialmente a chiunque, a qualsiasi sconosciuto. Quindi, insomma, ci vuole massima attenzione nel scrivere e nel rispondere magari a contatti tramite, non so, penso ad esempio Messenger su Facebook, o contatti diretti da parte di sconosciuti. Sulle frodi con le nuove tecnologie ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ci sono, come diceva giustamente la collega, dei siti internet fasulli che sono imitazioni perfette di siti veri. Per cui, soprattutto su quelli bancari, capita di ricevere dei codici, cioè degli sms, dei messaggi, anche nella chat ufficiale della banca, è successo recentemente negli ultimi anni, che gli hacker si intrufolano, i truffatori si intrufolano nella chat ufficiale della banca e inducono il truffato a inserire i propri codici su siti internet che sono apparentemente quelli della banca. Quindi le truffe sono molto sofisticate. Il consiglio è quello, appunto, ancora una volta, è quello di non si dice abboccare il phishing, il cosiddetto phishing, abboccare questi tentativi dei truffatori di carpire in qualsiasi modo dei dati personali. Che cosa è accaduto in lockdown? Qual è stato l'andamento di questo fenomeno? Ma l'andamento è stato, secondo quello che abbiamo potuto vedere noi, un andamento che ha aggravato una situazione che c'era già, grazie al fatto che le persone si trovavano in casa e quindi erano magari più facili bersagli di telefonate, perché adesso appunto l'utilizzo dei telefoni fissi è soprattutto a favore degli anziani che... perché normalmente le persone più giovani ormai hanno soltanto più un cellulare, però in quel periodo diciamo, era più facile ricevere telefonate su numeri fissi, era più difficile recarsi presso gli uffici bancari, presso le filiali bancarie, anche poi per il periodo successivo del lockdown, quando per le operazioni bisognava fissare un appuntamento, e quindi era anche più plausibile il fatto che arrivassero delle telefonate dalla banca. Noi abbiamo visto, ad esempio, un caso di un signore che improvvisamente si è trovato senza la linea telefonica durante il lockdown e nel frattempo i truffatori si erano impossessati, quindi no, un caso di furto di identità, della sua linea telefonica, e grazie alla sua linea telefonica sono riusciti a scaricare prima l'app della banca e poi a eseguire, grazie alla sua app, grazie ai codici personali del truffato, delle operazioni, per cui
In poche ore, mentre il signore era senza linea telefonica, sono riusciti a rubare una cifra pari a circa 30.000 euro. Quindi poi il giorno dopo il signore è riuscito ad andare in un centro commerciale, ha tenuto una SIM, ha scoperto che la sua linea era stata sottratta e quindi poi ha denunciato i fatti e grazie a delle procedure alla legge è riuscito poi a recuperare tramite la banca il maltolto. Quindi i sistemi, i rimedi poi possono esserci. Come potrà confermare la collega, il problema è che spesso queste somme spariscono nel nulla perché magari i bonifici vengono fatti all'estero o ci sono dei giri, dei passaggi di denaro per cui poi diventa molto difficile riuscire a recuperarli. In Insomma, ambito ecco, bancario gli strumenti ci sono. una volta che si è truffati, poi è difficile recuperare la somma. Ecco, si vanificano anche le azioni di costituzione di parte civile, perché il collega mi confermerà, insomma, spesso e volentieri poi non si riesce né a individuare il colpevole, cioè perché i processi nella maggior parte poi arrivano magari La interrompo un attimo perché mi dicono c'è un piccolo problema, ora cambiamo il microfono, ma l'avvocato Ceneri ci stava spiegando, ora la sentiremo sicuramente meglio, che poi c'è anche un problema relativo all'iter dei processi che si incardinano, quindi insomma qual è, diciamo, il gap che viene a crearsi, avvocato, nell'ambito dei processi? La possibilità di vedersi riconosciuta comunque una somma a titolo di risarcimento del danno che dovrebbe essere, a mio parere, anche un po' superiore al danno materiale arrecato, perché spesso poi queste situazioni gettano le persone nello sconforto, soprattutto poi persone anziane che magari vivono di pensione ed hanno investito delle somme per avere, non so, per comprare un regalo oppure per un proprio bisogno personale, sottraendole magari Sì, il alle danno altre. morale è Sì, veramente, è no? veramente alto, sì, Pesantissimo. però ecco, nella realtà processuale poi, siccome vige il principio dell'essere responsabile oltre ogni ragionevole dubbio, Sì. Basta che non ci sia una chiara corrispondenza fra l'identità virtuale e la persona che materialmente avrebbe commesso i fatti, o magari diciamo, una piccola carenza nelle indagini perché non si arriva effettivamente ad individuare fisicamente la persona, a dargli l'identità e allora magari si esce fuori dal processo con un'assoluzione e quindi anche con il carico delle spese legali che si sono sostenute per la costituzione di parte civile. Infatti io consiglio, quando l'entità del danno è minima, per minima intendo anche fino ai 500 euro, consiglio di valutare attentamente la costituzione di parte civile, cioè magari di evitarla e cercare di dialogare con l'avvocato difensore, che nella maggior parte dei casi è un difensore d'ufficio, perché queste persone che Sì. fanno truffe su internet neanche si permettono di nominare un difensore di fiducia, e vedere se il difensore d'ufficio riesca a contattare il suo assistito e magari negoziare un piccolo risarcimento, qualche volta pari all'intero importo del quale si è subiti appunto la asportazione oppure la truffa, e qualche volta invece a recuperare interamente. Io posso dire, quando mi chiedevi di raccontare appunto qual è la casistica è ampia. Io sono riuscita qualche volta a far recuperare le somme, insomma, accontentandosi. Almeno uno dice: guarda, mi lascio alle spalle questa esperienza, un'esperienza negativa ma che mi rafforza nella Comunque, prudenza, e quantomeno ho recuperato i soldi che mi sono stati sottratti, volevo ecco. tornare però a un aspetto, quello psicologico, no, avvocato Gagliardi, una persona che è stata, truffata, cambia poi, l'approccio con la propria quotidianità, il rapporto con gli altri. È un po' come quando, no, subisci un furto in casa, e sai che in casa tua, sono entrati dei ladri. Ecco,
veramente si può entrare in depressione, no? Sì, noi abbiamo visto molte persone, appunto, dicevo, di livello anche diverso, che hanno provato un senso, diciamo, di vergogna, nel senso, proprio sì. Io che sto attento a tutto, ci sono cascato, quindi in certi casi magari può essere anche utile un apporto psicologico, perché sicuramente l'atteggiamento cambia. E, beh, noi viviamo in una città, io vivo in una città, Torino, dove ci si guarda sempre intorno, c'è sempre la paura del prossimo, cosa mi può fare Tizio, Caio, una sfiducia generale, diciamo, tipica di noi torinesi, diciamo. Però è chiaro che poi ci sono, cioè, ad esempio una signora è stata truffata, ha perso una cifra consistente e aveva il sospetto che anche tutti i propri familiari venissero truffati nello stesso modo, per cui ci ha fatto scrivere una PEC alla banca dicendo: io sono stato truffato, cercate di controllare ancora di più l'operatività sul conto corrente, ad esempio, di mio padre, che è una persona fragile, anziana, che quindi potrebbe essere truffata come me. Per cui, chiaro, si parlava di danno morale, nel senso che quando ci sono dei reati ci sono delle conseguenze anche a livello psicologico, di disagi nella quotidianità, nei rapporti umani. Vero, Avvocato Ceneri? Sì. È così? Sì, infatti, sicuramente, insomma, purtroppo gli esiti poi sono questi, no? Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, se non altro per i consigli che abbiamo in questo caso dato ai nostri telespettatori, specie se in là con l'età, magari vivono da soli, ecco, quindi attenzione a chiamate sospette, insomma, visite improvvise e adescamenti vari. Un ulteriore consiglio: qualora venga indicato un IBAN, si può anche cercare di individuare il collegamento, l'IBAN o con la Poste Pay, eccetera, e cercare di avere informazioni sulla persona che effettivamente riceve questi soldi. Ecco. Perché qualche volta è capitato, una casistica seppure minima, però tutto può essere utile in questa situazione per proteggersi, che proprio andando a fondo e non vedendo la corrispondenza fra il soggetto che vendeva e quello che percepiva, la persona abbia ritenuto non affidabile l'annuncio e quindi non si sia lasciato truffare. Quindi essere più cauti anche in queste situazioni. Peraltro dicevo, quando comunque inizia il processo, perché è stata denunciata tempestivamente la truffa, e non sempre l'effetto è quello del venir meno del processo quando si rimette la querela, però che esca la persona che è stata fraudolentemente, insomma, coinvolta, che esca dal processo, è sempre un vantaggio anche per l'imputato, perché l'imputato poi comunque, presentandosi con il danno risarcito, può ottenere tutta una serie di benefici. Qualche Avvocato... volta sono anche i ragazzi stessi che incautamente incorrono in questi incidenti, certo, magari poi no. Dicono vabbè, non lo faccio più, ho fatto questa cosa perché mi hanno consigliato di fare così, ho visto un amico che gli è riuscita, e poi i piccoli soldi se li usano, certo, per i loro, certo, vizi. Ecco. Poi riagganciandomi un po' a quello che diceva l'avvocato Gagliardi, non lasciarsi sopraffare dal senso di vergogna, ma parlarne con i propri familiari e denunciare quando ce n'è bisogno, no? Senz'altro. Grazie a Marco Gagliardi, presidente del Movimento Consumatori Piemonte, grazie all'avvocato Gabriele Ceneri, grazie. Noi ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità e poi ripartiremo parlando di violenze, quindi vi aspettiamo tra poco. Bentornati a Vera Mattina. Lei si rifiuta di consumare con lui un rapporto sessuale. Il pensionato ottantenne, dopo aver assunto addirittura il Viagra in procinto appunto di avere questo rapporto sessuale, la accoltella a morte. Adesso è imputato per omicidio volontario e la sentenza è attesa a breve. Ripartiamo da questo caso di cronaca per parlare di violenza e femminicidi.
Non c'è solo il pensiero del tradimento e una cieca gelosia alla base del folle gesto omicida di Vito Cangini, che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha coltellato a morte in casa a Fanano di Gradara la moglie Natalia Kirichok con 4 colpi al petto. Il pensionato 80enne, accusato di omicidio volontario, è andato in cucina a prendere un coltello, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dopo il rifiuto di un rapporto sessuale promesso, tanto che lui avrebbe preso il Viagra per sostenere la prestazione, ma lei, rientrata a casa intorno all'1 di notte, si è rifiutata. Una lite furiosa, poi la violenta reazione dell'uomo. Uno dei colpi sferrati con il coltello ha raggiunto il cuore della 60enne ucraina, in Italia da oltre 20 anni. Un colpo fatale. Poi si è messo a dormire col cadavere a terra. Al mattino del 26 dicembre, dopo il risveglio, ha fatto colazione ed è uscito per una passeggiata con il cane. L'ottantenne è rientrato a casa per il pranzo e ha bevuto molto, fino ad ubriacarsi. È uscito nuovamente col cane e, incontrato un anziano vicino di casa, gli ha confessato l'omicidio, invitandolo ad avvertire i carabinieri. Ma lui ha declinato l'invito. Nel frattempo, i titolari del ristorante in Romagna nel quale Natalia lavorava come cuoca si sono insospettiti del suo mancato arrivo sul luogo di lavoro, dove la stavano attendendo, e hanno provato a contattarla al telefono, ma non rispondeva nessuno. Poi Cangini ha avvertito il titolare del ristorante dell'omicidio commesso. Era convinto che la moglie lo tradisse proprio con il suo datore di lavoro, elemento che non ha mai trovato riscontro. Scattato l'allarme, i carabinieri sono arrivati subito nell'abitazione di Fanano, nelle ore serali del giorno di Santo Stefano. L'ottantenne ha aperto loro la porta e ha confessato l'omicidio. Il corpo della moglie era ancora riverso a terra, sul pavimento della camera da letto. Vito Cangini, difeso dall'avvocato Stefano Vichi, è rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Questa ovviamente è la cronaca, poi le indagini sono concluse, si è aperto un processo ed è attesa la sentenza su questa causa che vede imputato Vito Cangini. Proprio oggi si celebra una nuova udienza che ci verrà ovviamente raccontata dal nostro Thomas Del Bianco nel corso del notiziario dedicato alle Marche. Ma noi vogliamo fermarci al fatto di cronaca, almeno stando alla ricostruzione degli inquirenti, dell'accusa, e ne parliamo quest'oggi con il criminologo Nello Giordani, la psicoterapeuta Antonella Baiocchi, che sono ospiti nei nostri studi, e con Maria Luisa Rossetti, che è avvocato del Foro di Ivrea e penalista del Telefono Rosa Piemonte. Buongiorno anche a lei, grazie. Buongiorno. Allora, una breve disamina su questo caso. Dottor Giordani, dunque, uccide la moglie dopo il rifiuto di un rapporto sessuale. Quest'uomo va a processo dopo aver accoltellato a morte la donna, ma ci sono diversi aspetti, no, che emergono da questo caso, per esempio il fatto, poi ne parleremo con la dottoressa Baiocchi, che quest'uomo abbia dormito con il cadavere accanto, poi il giorno dopo sia uscito con i cani, abbia fatto colazione, poi si è ubriacato, insomma, fino a confessare quanto era avvenuto. Guardi, rifiutare il rapporto sessuale è una modalità piuttosto diffusa tra le donne, ma in particolare per alcuni uomini, non per tutti fortunatamente, viene vissuta come un'offesa e una mortificazione profonda, nel senso che la donna minaccia la propria virilità. Se tu rifiuti il rapporto sessuale mi consideri un poco di buono, mi consideri una persona non superiore a te. Io invece sono il capo di casa, io sono colui che comanda, io sono colui che possiede i beni, il denaro. Quindi tu sei diventata benestante, dicono molti, grazie a me. Qui tutto questo ciò che vedi è mio. Questo secondo la mentalità patriarcale. La mentalità maschilista, patriarcale, anche storica, storico-sociale, non è una novità. Uh-huh. Infatti io ho sempre detto che per modificare gli schemi storico-sociali non bastano 50 anni, ci vogliono secoli e secoli. Poi, se volete, facciamo anche una riflessione su fenomeni e fatti storici molto simili e pensieri di grandi autori che hanno definito la donna come inferiore però mentalmente. Ricordiamo tra l'altro che ha 80 anni, quindi non è proprio giovanissimo. Anzi, 80 anni, ecco, oggi aveva sono assunto magra. Addirittura il Viagra. Esatto, per avere maggiore virilità. Ecco, per questo tu mi offendi perché la mia virilità l'hai minacciata. Ma si può arrivare ad uccidere una donna per una questione di questo tipo? Secondo me si arriva ad uccidere sempre quando c'è
un'alterazione psichica che non è simile al disturbo mentale o al disturbo psichico, perché la malattia mentale è stata abolita dall'OMS. Non esiste più la definizione psichiatrica di malattia mentale, ma di disturbo mentale. L'idea probabilmente, io non conosco il soggetto, avrei bisogno di fargli un profilo di personalità, di fargli uno studio sullo stesso, però da quello che ho sentito e da quello che emerge anche da altri profili di personalità è che i soggetti non ritengono di aver compiuto un omicidio. Infatti lui ha dormito col cadavere ed è uscito il giorno dopo col cane. Galimberti li chiama gli oligotimici, quelli che non hanno sensi di colpa. Cioè ci sono persone che commettono omicidi ripetutamente, non solo sulle donne ma anche su altri, i serial killer, riescono a farlo perché loro non provano sensi di colpa. Loro quando stanno da sé, con se stessi, non dicono ho sbagliato, ho fatto del male. Io ho letto per esempio, tanto per fare un esempio e spiegarmi meglio, la perizia di Chiatti. Quando fu interrogato dal giudice aveva ammazzato due bambini, li aveva anche torturati, picchiati e compiuto delle azioni abominevoli sul corpo dei bambini. Il giudice disse, ma nel momento in cui lo stavi facendo, non ti sei sentito male dentro di te? Non ti sei sentito di doverti fermare per questo impulso aberrante che ti è venuto fuori? No. E perché no? È perché mi piaceva. Cioè, io provavo piacere in quel momento. Quindi, tutti gli altri non sono esseri umani. Dice il Ferrarotti, per poter uccidere una persona, la devi deumanizzare. Lui o lei non è più un essere umano, ma è un qualcosa. Può essere un oggetto, può essere un animale. Beh, forse anche poi l'omicida si deve deumanizzare, no? Perché se si ha qualcosa di umano... E non tanto, perché lui ritiene che sta facendo la cosa giusta. Tu come se una persona mi toglie la proprietà dell'appartamento, io la prendo a schiaffi, io mi giustifico dicendo ma tu mi hai arrecato un danno gravissimo, tu mi hai tolto la casa, mi hai incendiato la casa che io avevo guadagnato in tutto l'arco della mia vita. Sei tu che mi hai offeso, infatti che dicono molti uomini? Te lo sei cercato. Dottoressa Baiocchi, restando su questo caso, qual è la sua analisi? Beh, allora, prima di tutto io farei una distinzione tra gli omicidi compiuti da persone tipo Chiatti dagli omicidi e dai drammi familiari che si consumano all'interno delle mura domestiche, che vedono vittime carnefici in uomini e donne. Oggi abbiamo un carnefice uomo con una vittima donna. Allora, le persone che in qualche modo uccidono alla Chiatti, in qualche modo sono una categoria, diciamo una nicchia di persone che in qualche modo nella loro crescita non hanno sviluppato l'empatia, la capacità di mentalizzazione, in qualche modo sono incapaci di mettersi nei panni dell'altro e vedono l'altro come un mezzo per raggiungere i propri desideri, e quindi per loro uccidere una persona è solamente togliere di mezzo un ostacolo, e quindi qui non c'è senso di colpa, eccetera. Però tutti gli altri diciamo drammi domestici non rientrano, diciamo, la gran parte in questo ambito. Sono drammi familiari che vedono che si consumano all'interno di una incapacità di gestire le divergenze, le differenze, le diversità all'interno della relazione. La gestione delle... Allora, all'interno di una relazione il momento critico arriva sempre quando ci si trova divergenti, cioè quando io voglio una cosa e la persona ne vuole un'altra. Allora, per gestire questo momento di crisi, che il momento di crisi nella relazione è frequentissimo, su 24 ore che stai con una persona ti trovi di fronte alla divergenza 23 ore e 50 minuti, tanto per dire, per far capire. Quindi la modalità per gestire le divergenze, oggigiorno, ripeto, è una modalità ancora cavernicola, una mappa mentale, una modalità che non prevede qualcosa che promuova il reciproco rispetto, ma prevede solo la sopraffazione dell'interlocutore che si trova in posizione di vulnerabilità,
da parte dell'interlocutore che in quel contesto si trova in posizione di potere. La posizione di potere può essere di diverso tipo, può essere potere fisico, io sono più forte e quindi faccio valere la mia verità, perché non è un punto di vista, ecco, la mia verità su di te, che sei diversa, il potere psicologico, so raggirarti, il potere legale, la legge me lo permette e quindi ti impongo quello che per me è giusto, eccetera, eccetera. Allora, nelle diatribe familiari, no, in posizione di vulnerabilità, dopo un ciclo di violenze, di gestione dicotomica delle divergenze che vede implicati sia tutti e due i partner, prevalentemente nel gran parte dei casi, sia il maschio che la femmina, all'interno di questo ciclo chi ha la peggio in maniera visibile, spesso e volentieri, cioè che ha subito, che alla fine subisce una violenza fisica, mi spiego, è prevalentemente la persona vulnerabile, che spesso e volentieri sono le donne, gli anziani, i minori e gli uomini in posizione di fragilità. Quindi, per capire come mai questi drammi familiari continuano a consumarsi, nonostante tutte le nostre, diciamo, azioni di prevenzione, di fronteggiamento della violenza, bisogna cominciare a comprendere che per debellare la violenza non bisogna puntare l'attenzione sul sesso, ma sulla cultura tossica della gestione delle divergenze che causa violenza fisica e psicologica. Restiamo su questo caso. Vorrei chiedere all'avvocato Rossetti quanto le dinamiche sessuali incidono sugli atti di violenza, almeno stando a ciò che osservate. Sì, incidono inevitabilmente perché, come detto, la donna purtroppo viene ancora vista come uno strumento per soddisfare dei bisogni e tra questi bisogni ovviamente c'è sicuramente quello sessuale che si somma a tutti gli altri. Per cui nei limiti in cui la donna si rende disponibile a soddisfare i bisogni viene, tra virgolette, rispettata. Quando questo non avviene c'è il punto di rottura, perché chiaramente persiste questo problema culturale che è già stato esposto, per cui la donna non è considerata in una condizione di parità, perché noi subiamo ancora, portiamo ancora le catene di una cultura che ha radici anche... Non vi sento più, spero che voi mi sentiate. Mi sentite? Io non vi sento più. Adesso vi sento, dico, è una cultura che ha delle radici anche normative. Non dobbiamo ricordare, come detto, che c'è stato un periodo non così lontano in cui esisteva il reato di adulterio che puniva solo la moglie adultera. C'è stato un tempo, e non è così lontano, stiamo parlando del 1981, in cui esisteva il delitto d'onore, per cui chi uccideva la moglie, la figlia, la sorella, nello stato d'ira causato dalla scoperta di una relazione illegittima, poteva usufruire di uno sconto di pena. Esisteva il potere correttivo del marito nei confronti della moglie, quindi c'è un problema culturale che è dura a morire, che non origina direttamente questi fatti, che sicuramente sono associati a problemi legati a disturbo della personalità e a dinamiche psichiatriche, però sicuramente le agevola. Il problema sessuale è una delle tante dinamiche che scatena questi fatti gravissimi che riscontriamo, non soffrono battute d'arresto. Ricordo che dal 2019 ad oggi c'è stato un incremento a livello nazionale, si è passati da 111 femminicidi nel 2019 a 119 nel 2021. Ricordo che nel 2020 solo in Piemonte ci sono stati 12 femminicidi. Io
ritengo che siamo all'inizio, ci vogliono dei secoli perché la donna non venga più considerata, se ritorniamo sull'aspetto sessuale, appunto come un oggetto di cui servirsi per soddisfare un bisogno, ad esempio, sessuale. Oh, dottor Giordani, storicamente le donne sono state sempre discriminate, per quale ragione? Lo anticipava già l'avvocato Rossetti, è un problema culturale che viene da lontano e che poggia anche su dei principi normativi sì. Che per tanti anni ci siamo insomma portati dietro. La verità è che l'uomo crea le società ingiuste, perché sono società altamente gerarchiche, cioè l'uomo crea delle società a stratificazione sociale. Questa stratificazione sta a significare non solo posizione di classe di appartenenza, ma anche importanza nella società. Quindi è stato accennato, io nei miei interventi l'ho detto spesso, le ingiustizie vengono compiute prevalentemente sui deboli. La sociologia, da partire da Weber, Durkheim, fino ad arrivare ai contemporanei, ne ha parlato ampiamente. La società è ingiusta perché? Perché l'uomo tende al dominio sull'uomo. In ogni contesto si ricrea la gerarchia, anche in una famiglia si ricrea il capo, il vice capo, la suocera, eccetera. Il vulnerabile. Esatto, prevarica ecco, il vulnerabile. Quindi noi quando parliamo di violenza alle donne è un genere, un tipo di violenza, bravo. Ma la violenza viene esercitata bravo. Sui bambini, sugli anziani, sui vulnerabili, sui poveri, sui disabili, i poveri, i vagabondi, a livello mondiale, a livello certo. Anche sugli omosessuali. Certo. Poi l'uomo si inventa anche delle categorie, per esempio il nero è inferiore all'uomo perché l'uomo bianco è superiore al nero, bravo. L'ebreo è inferiore perché noi tedeschi siamo la razza pura. Ora, che succede in tutta questa cosa? Succede che quando, dicevo, noi parliamo di violenza alle donne, un tipo di violenza, ma nel momento in cui l'uomo ritiene che ha il dominio dell'uomo sull'uomo, lui ha il potere di definire l'altro. Tu sei così certo. Perché scientificamente noi dimostriamo no. Che il nero è inferiore. Nella nostra storia, da sempre, la donna è stata considerata semi, ma vicino agli animali. Certo. Se noi andiamo a vedere i testi, non solo a partire dai testi sacri, dall'Islam, dalla Bibbia, e cioè il primo che ha rivoluzionato questa cosa è stato Gesù di Nazareth, che ha modificato l'impostazione che c'è una gerarchia. Il primo che ha detto noi siamo tutti uguali e siamo figli di Dio. Bravo. E anche la donna, l'adultera o la Maddalena, la prostituta, non debbono essere lapidate. Perché? Perché scagli la prima pietra colui che non ha commesso mai un peccato. Dottoressa Baiocchi? Allora, intanto mi complimento, mi fa piacere grazie, di quello che lei ha detto. Anche se lei perché... può essere mia figlia, comunque, grazie per i complimenti. Grazie, ma guarda che io trago io un inganno, molto un inganno. Comunque, restiamo allora, sul tema. Dico questo, sì. Sono assolutamente d'accordo con quello che dice il nostro professore. Allora, il punto fondamentale è che si prevarica il vulnerabile. Chi è in posizione di potere prevarica il vulnerabile. È stato detto già due volte in trasmissione, diciamo, dall'inizio, che ci vogliono secoli per cambiare, diciamo, la cultura della prevaricazione, la cultura della discriminazione, no? Non ci vogliono secoli. Ci vogliono secoli se si continua a ignorare qual è il fulcro. Perché dietro alle gerarchie di cui parla il nostro ospite, dietro alla mentalità che mi porta a discriminare, a considerare di zero valore chi? Alle donne, le donne, i disabili, certi uomini che non hanno soldi, non hanno potere, non hanno la giusta virilità, bene, certe... Dietro a questo c'è l'incapacità, c'è una mappa mentale, c'è l'aver aderito, cioè l'aver appreso dall'ambiente da dove provieni, che c'è il modello giusto,
onde per cui tutto ciò che ne diverge è sbagliato. Ora, ogni nucleo familiare aderisce a un modello giusto. Siamo 7 miliardi e passa persone, esistono 7 miliardi e passa opinioni, credute verità assolute, di quale è il modello giusto. È questa adesione alla verità assoluta che bisogna debellare. Bisogna far capire alle persone che siamo portatori di punti di vista e quindi non c'è quello che non piace a me, che è, ho diritto di non farmelo piacere, non necessariamente è qualcosa che deve sparire dal mondo. È da qui che si parte per poi capire come trovare una mediazione, un reciproco rispetto con ciò che diverge, allora, dal mio modello. Ci ha raggiunti Alessandro Lanoce, sociologo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi, buongiorno. Mi ascoltate? Ecco, adesso sentiamo un po' meglio, credo. Benvenuto intanto. Qui stiamo parlando di violenza, femminicidi, in riferimento ad un fatto di cronaca avvenuto a fine anno nel territorio marchigiano, dove un uomo di 80 anni, dopo aver assunto il Viagra, ha preteso un rapporto sessuale, la donna si è rifiutata ed è stata accoltellata a morte. L'uomo adesso è imputato per omicidio volontario. Da questo una riflessione con tutti i nostri ospiti, lo riepilogo anche per chi si fosse collegato solo in questo momento con noi, una riflessione anche sulle origini della violenza, sul perché le donne sono state sempre discriminate, ed è stato già detto che in realtà la nostra società si fonda su una mentalità patriarcale che poi poggia anche su precetti normativi che ci siamo portati dietro per tanti anni. Qual è la tua analisi? Intanto concordo con il collega e concordo con l'analisi che avete fatto. Alzatemi un po' l'audio. Sì, concordo, dicevo, con finora. In realtà, qui si tratta di un problema culturale, storico, e ogni società, basta che ci spostiamo nel tempo e nello spazio, possiamo vedere modelli diversi. Noi siamo in questo contesto storico con delle tradizioni, una cultura, delle religioni. È stato fatto giustamente riferimento anche alle religioni che hanno in qualche maniera proposto dei modelli, e una delle cose che mi fa riflettere è il sentimento della possessività. La possessività che viene diciamo spesso confusa con altri termini, no? E la possessività significa avere il potere della vita dell'altro, del prossimo, e soprattutto delle persone più care. Paradossalmente dite bene quando fate notare che la maggioranza dei femminicidi vengono svolti all'interno proprio dei nuclei familiari o all'interno di relazioni cosiddette affettive. Ecco, in questo senso potrei dire che l'affetto, l'amore con la possessività, e possessività e controllo portano facilmente a degenerazioni. In questo senso dovremmo modificare sin dall'infanzia di modelli culturali. Però domando, dottor Giordani, perché se oggi le donne sono così emancipate assistiamo a questa escalation di violenza, di femminicidi, che tra l'altro, come ci diceva l'avvocato Rossetti, sono addirittura cresciuti, no? In costanza di pandemia, ma non solo, perché insomma ora siamo usciti dall'emergenza sanitaria e continuiamo a leggere casi di questo tipo sui quotidiani. Perché ho già accennato, ma l'hanno detto anche gli altri ospiti, la mentalità maschile ha radici lontanissime, culturali, non ha radici esclusivamente psicologiche o di schemi mentali disturbati o di persone con problemi. La verità è che se non vengono modificati gli schemi culturali, noi siamo vittime comunque del pensiero anche dei grandi autori e dei grandi scienziati. Se noi prendiamo Lombroso, se noi prendiamo Mantegazza, Moebius, ho ritrovato anche un libro bellissimo tradotto in italiano, bellissimo nel senso perché storico, dove si dice che effettivamente la donna nasce ritardata, con problemi mentali ritardati, e pertanto non può avere diritto all'acquisto dei beni,
non può questo agire da sola. Questo chi lo dice, mi scusi. Questo lo dice l'ombroso. Ho perso una battuta. Allora, se volete, guardate, vi leggo anche delle frasi. Ovviamente io mi dissocio da questo. Mi dissocio pure io. L'ombroso è stato il padre della criminologia ed è stato anche uno dei medici. Padre della criminologia. Ma è stato ripudiato comunque. Ma voglio dire, ma prima di l'ombroso c'erano altri. Poi è arrivato Moebius, grande professore emerito. Allora possiamo neurologico. Dire che anche gli studi sono stati influenzati da un certo tipo di... Infatti l'ho accennato prima, si dimostrava che l'uomo nero fosse inferiore e via dicendo. Ma tutto questo ci porta a dire però che l'analisi strettamente psicologica non ci aiuta a modificare una cultura millenaria, perché noi la cultura la beviamo e l'assorbiamo fin dall'infanzia. Il nostro modo di pensare è il modo di pensare dei grandi autori, Hegel, Fichte, Kant, Aristotele scrive: la donna è inferiore per natura e non può avere diritti, possibilità e facoltà di scelta. Guardate, non dobbiamo andare lontano, l'avvocato prima l'ha ricordato, no? Se noi andiamo indietro di pochissimi anni, noi avevamo la morganatica, pochissimi si ricordano, io l'ho conosciuta perché un signore ad Ascoli mi parlò della morganatica. La morganatica come il delitto d'onore, come il matrimonio riparatore, eccetera. La morganatica era una donna del popolo che sposava un benestante, un uomo nobile, pieno di soldi. Lei non diventava la moglie, diventava la morganatica e non aveva diritto di ereditare i beni del marito. Pertanto non gli veniva data la possibilità di divenire alla pari. L'avvocato ha ricordato, non solo, ma il matrimonio riparatore, guardate, è stato abolito, mi corregga avvocato, 1981. Perché il matrimonio riparatore prevedeva che se anche violentavo una minorenne, però acconsentivo a sposarla, il reato si estingueva, perché io rimediavo al danno che avevo compiuto. Questi furono tre reati che vennero aboliti nel 1981. È così, avvocato Rossetti? Sì, esattamente. Il reato si estingueva con il susseguente matrimonio, quasi come se il vincolo matrimoniale, anziché essere ovviamente un aggravamento del danno, fosse un modo per ripararlo. È esattamente così. Questo sia nel caso di stupro che nel caso di rapimento. Il matrimonio estingueva i due reati in questione. Quindi, dottoressa Baiocchi, questa emancipazione femminile non va proprio di pari passo con una cultura che resta ancora ingabbiata in determinati schemi, no? Assolutamente. Come dicevo e ricordo, l'emancipazione vera è una emancipazione in base alla gestione dell'interlocutore, alla capacità di rispetto di ciò che è diverso, è una emancipazione che aderisce alla comprensione che non c'è un modello giusto per tutto il mondo e tutto il resto quindi è sbagliato, ma c'è una evoluzione interiore che ti porta a sposare, perché sei stato educato a farlo, ma purtroppo non si educa a farlo, questa è la vera emancipazione, ti porta a sposare una modalità di gestione della divergenza, di ciò che diverge da quello che io ho imparato nella mia crescita a essere giusto. Bene? Una modalità di gestione che in qualche modo sia rispettosa, ma che non esiste. È questo, perché la modalità è invece dicotomica, cioè diciamo che si viene educati che c'è un modello giusto, bene, e tutto ciò che vi diverge è sbagliato, bene, e onde per cui quando poi mi trovo di fronte a qualcuno che è diverso da un modello che io ritengo giusto, faccio quello che è ragionevole dal mio punto di vista, da lì il conflitto dove hanno la peggio, bene, le persone in posizione di vulnerabilità, persone in posizione di vulnerabilità, attenzione, che a loro volta hanno questo analfabetismo e che feriscono l'interlocutore per esistere. Mi spiego? Questo è fondamentale da capire. Poi nelle cronache vanno in eclatanza, giustamente, le persone in posizione di vulnerabilità in quel momento che hanno subito una violenza fisica che le ha portate alla morte. Ma bisogna ampliare, prima di tutto bisogna fare gli studi sui conflitti e le ferite all'interno della relazione, non solo fisiche, bene, ma anche psicologiche, dell'anima, mi spiego? Allora si riesce a capire, e soprattutto bisogna anche indagare le ferite che subiscono le persone di sesso anche non femminile.
ok? Cioè maschile. Quando abbiamo il quadro chiaro si capisce che il problema è un altro, è un problema di mappa incapace di gestire le divergenze con il reciproco rispetto. Non so se l'avvocato Rossetti è d'accordo, dato che fa parte del telefono Rosa Piemonte, si occupa prevalentemente di violenze perpetrate nei confronti delle donne. Sì, il tema è sicuramente questo, cioè di questo auricolare che il tema è sicuramente questo, cioè di imparare a comprendere che non ci sono ragioni per le quali ammettere la violenza sulle donne. Occorre affrancarsi da queste dinamiche mentali, per cui ancora oggi, di fronte a un caso di femminicidio o anche rispetto ad altri reati, si va a indagare quelle che sono le ragioni scatenanti, e i cliché sono sempre gli stessi: la gelosia, il tradimento, perché appunto si è ancora legati a queste catene che inquadrano la donna in una condizione di inferiorità che consentirebbe appunto un'analisi diversa dei reati commessi contro le donne rispetto ai reati commessi nei confronti degli uomini. Le dinamiche poi sono sicuramente complesse, perché nel caso della violenza domestica ci troviamo di fronte delle vittime, se è consentito chiamarle così, che devono fronteggiare delle persone con le quali hanno dei legami sentimentali, nei confronti delle quali hanno addirittura delle volte un istinto di protezione. Pensiamo al caso estremo dei maltrattamenti commessi dal figlio ai danni della madre, dove al di fuori quindi di dinamiche sessuali evidentemente. Cioè è veramente difficile per una donna difendersi dall'autore di una violenza quando è un familiare, quando è un marito, quando è un convivente, un fidanzato e nei casi appunto estremi, paradossali, addirittura un figlio, perché occorre fare una revisione a livello proprio esistenziale, perdere dei punti di riferimento, cambiare prospettiva e stato d'animo nei confronti degli autori di questi gravi reati. E quindi è veramente difficile generalizzare e mettere dei punti fermi. Avvocato, mi devo fermare per la pubblicità. Rimanete tutti collegati, prego. Ripartiamo tra pochissimo. Più tenerezza e gentilezza senza avvertire il timore, ovviamente ingiustificato, di sentirsi effeminati. Sono i corsi di virilità gentile. Se ne fa un gran parlare in questi giorni, allora vi spieghiamo di cosa si tratta in questo servizio. Guardate. Uomini a scuola di virilità gentile nell'era del Me Too. In tutto il mondo si moltiplicano corsi di mascolinità. La Francia in Europa precorre i tempi con stage che esistono da decenni nonostante tariffe non proprio per tutte le tasche, che possono andare dai 500 ai 750 euro per 3 giorni, pasti e alloggio esclusi. È il caso di Tantra Homes, creato nel 1998 da Jacques Lucas, psicoterapeuta di Montpellier. L'ideatore spiega che gli uomini che si rivolgono a questi corsi vogliono liberarsi di problemi relazionali, in particolare con le donne, in casa ma anche al lavoro. La sindaca di Barcellona, Ada Colau, ha istituito invece il primo corso pubblico di mascolinità positiva per aiutare gli uomini a capire che il Latin Lover può coabitare con una persona garbata. Più amore e tenerezza senza pensare di essere considerati effeminati. Corsi efficaci assicura lo psicoterapeuta per insegnare ai maschi a comportarsi bene e a orientarsi in quella che molto considerano una vita piena di trappole. Ma
insomma, cosa sta succedendo, dove andremo a finire e soprattutto occorrono dei corsi per educare gli uomini a comportarsi bene, a essere gentili con le donne? Giro la domanda anzitutto al dottor Giordani, che è ancora qui con noi. Beh, la, diciamo che... Intanto li approva questi corsi? Non completamente. Per me il concetto è molto diverso, è interessante, va apprezzato. Come fenomeno? Come idea. È interessante come idea, perché è vero che bisogna invitare talune persone a riflettere su se stessi, a riflettere sugli altri. È stato accennato anche prima dalla dottoressa. La verità è che noi non veniamo educati alla relazione affettiva, all'empatia. Io questo argomento l'ho portato spesso quando abbiamo fatto i seminari negli istituti superiori di Ascoli. Che significa? Che noi non abbiamo una materia a scuola o una disciplina definita educazione alla vita affettiva. Noi studiamo le lettere, studiamo la matematica, l'ingegneria, la sociologia, studiamo la filosofia, le superiori, eccetera. Ma il problema qual è? Guardate, riflettiamoci un attimo. Come si fa a volersi bene? Non è facile. Non è vero che noi nasciamo e sappiamo amare. Ce lo dice già Eric Fromm, che scrive un bellissimo libro che io ho letto quando ero ragazzo, diciamo che avevo 15-16 anni. Fu una rivoluzione mentale. Fromm diceva, nell'arte di amare, lo consiglio a chi ha voglia di affrontare questo argomento, al lettore voglioso, cioè lui scrive proprio nella prefazione, noi riteniamo di saper voler bene, ma non è vero, perché noi siamo amati da bambini, ma poi da grandi, da adolescenti ci viene chiesto di amare l'altro. Noi abbiamo sempre ricevuto l'amore, chi l'ha ricevuto, che ci sta pure chi non l'ha ricevuto per niente. Quindi dovremmo introdurre proprio una materia, questa l'iniziativa l'approvo anche per questa ragione, che si fa proprio partendo dai grandi autori, dai grandi pensatori, da Catullo fino cioè, a arrivare oltre all'educazione civica, promuoviamo nelle scuole anche l'educazione affettiva? Vita affettiva. Ecco. Sì. Dottoressa Baiocchi, è d'accordo? Posso finire? Sì, mi sì, piace. Sì, concludo. Perché c'è un argomento fondamentale, no? A volte ci ritroviamo veramente noi stessi, chiunque nella nostra vita, ci ritroviamo in difficoltà, l'ha accennato poi la dottoressa nelle sue riflessioni, no? Ci ritroviamo proprio nella difficoltà di capire l'altro, di entrare nel cuore dell'altro, perché l'empatia significa capire e conoscere anche le sofferenze dell'altro e sapere di che cosa ha bisogno, attenzione, prima che lui me lo chieda. È un po' quello che fanno le mamme con i bambini, no? Cioè il bambino ha bisogno di questo, ma il bambino è un infante, che significa non parla, senza favella, no? Quindi la madre deve interpretare i bisogni, le difficoltà, le amarezze, i problemi che sta vivendo quel bambino. Non è facile una cosa del genere, non è facile volersi bene. Allora che cosa capita? Un errore. Noi viviamo, ho detto, in una società gerarchica, noi impostiamo la relazione, anche affettiva, su chi comanda e su chi esegue. Io domino, tu devi eseguire. Chi si rifiuta a questo tipo di rapporto, gli viene detto che è in errore. Pertanto va bene, ci mancherebbe che io non sono d'accordo a un'iniziativa del genere, ma il problema forse è più a monte, è più nelle radici appunto del nostro pensiero, dei nostri schemi mentali. Dobbiamo iniziare fin dalla scuola, non si cambia la gente perché facciamo persuasione o li convinciamo in due convegni, in due dibattiti che questo non è giusto. La verità è che ancora l'essere umano ha l'ansia da prestazione, perché il maschio deve dimostrare di essere forte, virile, e dice Ferrarotti, vir vis significa virulenza, da qui è violenza, la parola lo spiega. La virilità con la gentilezza può andare di pari passo? Assolutamente sì. Ecco, quindi bene questi corsi? Allora, questi corsi intanto mi fanno molto piacere, perché si comincia finalmente a pensare che bisogna anche educare al sentimento. Poi bisogna vedere i loro contenuti. Comunque, il punto fondamentale è che ci si deve affidare a dei corsi, a degli insegnamenti per rispettare il prossimo, per riuscire a un reciproco rispetto, ad amarlo, ad un amore evidentemente reciproco. Però c'è un disagio, perché... Assolutamente sì.
sì, dei corsi, ma non solamente questi corsi che sono gocce di acqua dolce nell'oceano. Bisogna in qualche modo istituire una educazione che educhi soprattutto gli adulti di riferimento che educano i bimbi, no? Nella loro infanzia. Perché? Perché se il bimbo in qualche modo è stato allevato da figure di riferimento che non sono riusciti, a causa delle tossicità delle loro mappe, non sono riusciti a passargli, diciamo, l'amore, mi spiego? Questo bimbo, l'amore, se non ce l'ha dentro, quindi la capacità di empatia, di mentalizzazione, eccetera, se non ce l'ha dentro non potrà mai essere un bimbo che ama, ma attraverso un corso potrà diventare una persona che sa capire e valutare i pro e i contro delle sue azioni e quindi imparare a comportarsi, mi spiego? Ma è un cambiamento di superficie, non di sostanza. Invece, okay, quando un genitore riesce comunque a passare l'amore, però non gli passa la ricetta del reciproco rispetto, ma l'amore c'è dentro, ecco che diciamo, possibilità educative esterne alla famiglia in qualche modo possono riuscire le persone a tirar fuori l'amore che hanno dentro, a raggiungere gli obiettivi d'amore, cambiando la modalità con cui stanno raggiungendo gli obiettivi d'amore. Non so se... Alessandro Lanoce, in qualità di sociologo, come valuti l'attivazione di questi corsi che per la Francia non sono certo una novità, ma a cui l'Italia sta guardando con un certo interesse? Potrebbero diffondersi velocemente anche qui da noi? Ma guarda, io penso che questi siano dei percorsi personali, in un certo senso anche spirituali, che sono progetti però che non superano mai il livello dell'intimità e non si trasformano in politica. Ecco, ci vorrebbe che si trasformassero in politiche, perché altrimenti restano appunto dei percorsi individuali che possono essere utili ai soggetti che dimostrano una mascolinità tossica. E cosa dico quando parlo di mascolinità? La mascolinità, come noi sappiamo, è un concetto culturale, perché noi nasciamo sicuramente, abbiamo un genere che è il sesso che è definito alla nascita, ma la costruzione dell'individuo è una serie di adeguarsi agli atteggiamenti richiesti a comportarsi in modo coerente col proprio genere di appartenenza e con la propria cultura. È vero che noi abbiamo delle differenze strutturali e ormonali, ma è vero anche che la nostra creazione di essere di maschio e di donna e di femmina avviene attraverso dei rinforzi culturali. Ecco, questi rinforzi culturali poi di fatto si ripercuotono sulla vita sociale e psicologica della persona. Un'ultima cosa vorrei far notare, che recenti indagini hanno dimostrato che anche le bambine rispetto ai bambini hanno una preferenza più debole verso il proprio ruolo sessuale e quindi tendono a dare maggiore importanza al ruolo maschile. Quindi quello che si è detto finora è vero, sono le agenzie educative che fin dalla nascita debbono promuovere un riconoscimento dei ruoli paritari, in maniera paritaria, altrimenti questi corsi, che sono proposti anche dal movimento MeToo, che è un movimento femminista, e quindi il rischio è che vada anche un po' a snaturare quella che è, tende a snaturare quelle che sono le culture e le storie individuali per creare un uomo, diciamo, una controfigura dell'amico. Ecco, io da questo punto di vista ritengo che questi corsi potranno prendere anche piede, ma restano percorsi personali e spirituali e quindi non avranno mai un valore sociale in realtà. Ma calibrati in un certo modo, vado dall'avvocato Rossetti che rappresenta il telefono Rosa Piemonte, potrebbero essere anche uno strumento di prevenzione, se vogliamo, nonché di recupero per uomini maltrattanti o appunto potenziali uomini maltrattanti? Sì, senz'altro. A livello normativo questo è stato previsto espressamente dalla legge cosiddetta Codice Rosso, dalla legge 69 del 2019, che ha
proprio previsto che gli autori di questo tipo di reato, per poter usufruire della sospensione condizionale della pena, debbano frequentare dei corsi di affrancamento dalla violenza di genere. Quindi da questo punto di vista si è avanti, nel senso che questa norma ha espressamente previsto che in taluni contesti, e in particolare quello che ho detto, sia obbligatorio seguire corsi e sulla prevenzione dovrebbero... E anche sulla prevenzione, per ritornare al codice rosso, sono state introdotte delle norme, in particolare la norma che prevede che in tempi strettissimi dall'iscrizione della notizia di reato la parte offesa debba essere sentita nel termine di 3 giorni, proprio per valutare i rischi intrinseci alla denuncia, proprio per evitare quei casi a volte diffusi di sottostima della pericolosità dei fatti denunciati. Quindi si cerca continuamente, innanzitutto a livello normativo, di apprestare quegli strumenti che consentano appunto una maggiore prevenzione. Ecco, i tentativi sono continui, ogni caso è a sé, perché è sempre difficile fare una valutazione corretta dei rischi che ci sono dietro alle varie situazioni di maltrattamenti o di atti persecutori o di altri reati. E quindi lo sforzo è continuo da parte delle associazioni, da parte dei legali, da parte delle forze dell'ordine, che sempre il codice rosso ha previsto che abbiano una formazione specifica, quindi le parti offese non dovrebbero più trovarsi di fronte delle persone sprovviste di strumenti giuridici, ma anche dal piano umano, sotto il profilo umano, perché dovrebbero consentire un approccio adeguato anche rispetto nella prima fase in cui la parte offesa ha bisogno proprio di trovarsi di fronte un interlocutore che abbia la capacità di mettere a proprio agio la parte offesa e consentirlo di esprimere la reale condizione in cui si trova, proprio perché la prevenzione presuppone che ci sia una corretta rappresentazione della situazione di fatto, perché è chiaro che se la situazione di fatto non viene rappresentata esattamente per quella che è, c'è uno scarto tra appunto la situazione reale e quella che viene presa poi concretamente in considerazione. Quindi si sta facendo molto, ma evidentemente non è abbastanza, perché i dati dimostrano questo, perché i femminicidi sono in aumento, e quindi significa che tutto ciò che viene fatto sul piano della prevenzione non è sufficiente. Oh, ma è d'accordo quando il dottor Giordani diceva sia corsi di affettività, se vogliamo, ma in modo trasversale, che vengano promossi già nelle scuole, fin dalle elementari, cioè, ecco. Ma certo, questo avviene normalmente, ormai in tutti i percorsi scolastici ci sono dei percorsi di sensibilizzazione che dovrebbero consentire questo percorso, però non so come se detto, però questo è un discorso che vale per tutto il nostro paese. Sì. È facoltà del docente però decidere se fare un corso di sensibilizzazione, ma in realtà alle elementari non abbiamo una disciplina che, come dicevo prima, educazione alla vita affettiva, educazione all'amore. Educazione all'amore. Partiamo da Catullo, partiamo da Aristotele, partiamo da chi ci pare, fino ad arrivare ai contemporanei. Guardate, anche Leopardi ha scritto delle cose meravigliose sul rapporto d'amore, sebbene era stato proprio deprivato affettivamente sia da Monaldo che dalla madre. No? Grande sensibilità, grande anima. Pensiamo a Gandhi. Quante cose ci ha insegnato sul voler bene, sulla pazienza e sull'umiltà, perché l'amore è anche umiltà, l'amore è anche pazienza, che non è sottomissione.
però tutte queste riflessioni noi le acquisiamo da grandi. Questo è il problema. Io ho visto tante persone, io ho lavorato 35 anni nei servizi sociali comune di Ascoli Piceno, tante persone anche istruite, anche donne, docenti dei licei, eccetera, in difficoltà sulla dinamica affettiva. Dice, a volte non riesco a capire mio figlio, mia suocera, mio padre, mio fratello. Ci sono dei modi di fare, di comportarsi, che io non riesco a capire. E viceversa, così lo dicevano i ragazzi, i padri ed altre persone. Cioè, noi non veniamo educati, non ci viene data la possibilità di riflettere su che cos'è l'amore. L'amore in senso generale, per quello a volte discriminiamo, no? Guarda quello come si comporta, cammina sculettando come una donna. Io mi ricordo, scusate, finisco, lessi un bellissimo libro che lo consiglio di Ida Magli, La sessualità maschile. Lei diceva, perché quando un uomo si veste da donna e si comporta da donna fa ridere? E una donna che invece si comporta da uomo con i baffetti, si veste da maschio, non fa ridere. Ah, io dissi, oddio, è strana sta cosa, è vero. Perché chi si veste da donna si veste da un essere inferiore. È come un uomo adulto che si veste da bambino. Fa ridere, perché quello so, o come un uomo bianco che imita il linguaggio dell'uomo nero, no? Perché sono figure considerate storicamente assimilate nella nostra mente come inferiori. Io purtroppo sono veramente in chiusura, quindi ho proprio un minuto, due sì, minuti. Ma... un minuto. Sì. Allora. Io ci tengo a dire questo, per debellare la violenza è importante che soprattutto le persone, le istituzioni che si occupano di prevenzione e fronteggiamento si aprano la mente, si liberino di certi pregiudizi. Attualmente le istituzioni che si occupano di prevenzione nella violenza sono ancora intrise di pregiudizi. Ancora oggi si parla, ad esempio, di violenza solo del maschio verso la femmina. Bisogna capire che la violenza è una questione di cultura e che carnefice e vittima può essere il maschio, ma anche la femmina. Faccio rispondere. Non ho finito, scusami. Un attimo. E bisogna quindi aprirsi a questa inclusione, soprattutto cominciare anche a parlare di corsi per persone maltrattanti, non solo per uomini maltrattanti, che esistono gli uomini maltrattanti. E io aggiungerei anche che accanto al corso per uomini per virilità gentile, a questo punto si può anche mettere corsi per donne per una femminilità rispettosa. Avvocato Rossetti? Sì, sì. Su questo bisogna, dice la dottoressa sì. Baiocchi, pensare alla violenza a 360 gradi? Ma sì, diciamo che l'amore va pensato a 360 gradi. Cioè, non c'è amore dove l'altro diventa uno strumento e non un fine. Quindi l'amore è un tema che non va visto da una prospettiva particolare. E questo è senz'altro vero. La Noce, è d'accordo? Il tema posto era se vanno bene questi corsi a pagamento con tariffe anche elevate. E io allora per concludere direi vanno bene se una persona vuole fare un percorso individuale e spirituale, va benissimo. Sono d'accordo con i colleghi che il tema vada ricondotto all'educazione, alla scuola, alle tutte le agenzie formative comunque. Sono d'accordo. Grazie ad Alessandro Lanoce, grazie all'avvocato Rossetti, grazie al dottor Giordani e alla dottoressa Baiocchi. Ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo ancora qui a Vera Mattina. Rimanete con noi, parleremo di elezioni.